io sono felice di avere un giocatore, un uomo come lui in squadra. Ricordo che quando noi come squadra e come società eravamo in difficoltà dopo l'infortunio di Rafael, preparando la Champions League, lui è venuto e ci ha dato una grossa mano. Si è allenato 2 settimane con la nostra squadra senza chiedere e pretendere nulla. E ovviamente in questo modo siamo riusciti a preparare bene la manifestazione. L'ho conosciuto in questa occasione anche come un grande lavoratore, non solo come una bravissima persona, quindi sono doppiamente contento e felice di averlo in squadra. Sono sicuro e convinto che lui potrebbe dare una grossa mano alla nostra squadra dal punto di vista soprattutto sportivo ma anche umano, e spero di trovarlo in condizione fisica che gli permette a partecipare 100% del nostro lavoro. Sono molto fiducioso e con grande aspettativa. Di sicuro sarà un campionato difficile, come sempre, come al solito. Di sicuro ci saranno 5 squadre forti, 4-5 squadre molto forti. La formula del campionato sarebbe nuova, per adesso non ho un'opinione chiara sulla formula. Di sicuro ci hanno pensato i presidenti e i dirigenti per le realtà che esistono adesso in Italia, io li capisco, però io sempre ci ho pensato che lo sport è da vincere, non solo da giocare, quindi noi, la nostra società, la nostra squadra, come sempre proviamo a fare il nostro meglio e partiamo la stagione, la nuova stagione, con grande aspettativa. Ma spero che non cambia tanto. Ovviamente anche noi sempre guardiamo in giro e pensiamo a prendere qualche nuovo giocatore, soprattutto i giocatori giovani. Adesso puntiamo sulla crescita di Lanza, siamo ancora in ricerca di due giocatori, e penso che il sestetto principale rimane, quindi abbiamo una colonna vertebrale molto forte, e con il lavoro di tutto lo staff e di tutta la società proviamo di nuovo a far crescere qualche giocatore.